Cari follower, bentornati all'archivio del signor Santilio per un'altra puntata dell'industria tricolore, delle avventure grafiche combinate con un ospite che già conoscete, Fabio Niubo, che ci ha fatto compagnia per altre cose in passato. Ciao Fabio. Salve a tutti. Ma lo sai che nel frattempo, dall'ultima volta che ci siamo sentiti per collaborare, mi hanno fatto i complimenti per il lavoro svolto, eh? Ah Poi sì, mi fa uscirà, piacere. sì, uscirà anche in un podcast questo commento, questi complimenti che ci hanno fatto. E mi Ok, hanno fermato per speriamo che ce li strada, rinnovino. mi hanno fermato per strada riconoscendomi quale signor Santilio, e questa persona mi ha anche fatto i complimenti per le rubriche su Dylan Dog, quindi di cui era Addirittura, grande fan. quindi sto Ti contribuendo giuro, alla ti tua giuro. ascesa, diciamo. Alla mia ascesa ormai Sì, alla tua ascesa nell'Olimpo social, degli sì, YouTuber. esatto. Esatto. Allora, oggi parliamo, cari follower, di un gioco italiano, ovviamente, dato che siamo in industria tricolore, di cui stiamo vedendo la presentazione in questo momento. Avrete già capito, credo, di cosa si tratta: Nippon Safest Ink, ovvero un gioco del 1992 che arriva in un momento in cui le software house italiane sono in un ottimo momento di forma. Abbiamo quantomeno tre software house importanti come Genius, IDEA e Simulmondo, e evidentemente questo mercato attirava nuovi protagonisti, tra cui questo gruppo di ragazzi chiamato Dynabyte, che ci prova alla grande con questo primo loro videogioco. Quindi cosa mi puoi raccontare per cominciare di questo Nippon Safest, Fabio? Ok, allora diciamo che Nippon Safe innanzitutto è una avventura che più canonica non esiste da me, quindi l'ingresso nel mercato di Dynabyte, che poi diventerà uno specialista di questo genere, perché in realtà io almeno posso ricordare soltanto tre produzioni di Dynabyte, tutte e tre sono delle avventure grafiche propriamente dette, senza nessun tipo di commistione come per esempio si poteva pensare in passato per quella di Simulmondo. Queste sono avventure Certo. grafiche al 100%. Sì, questo Io poi, gioco. aspetta, ti dico che un Dimmi, altro gioco dimmi. della Dynabyte me lo ricordo, Ah, dopo ti spiego io perché. no, io no, dico la verità, ricordo solo le tre avventure grafiche. Va Anzi, bene, nel ecco. frattempo ti cerco un link, così ci divertiamo. Cerca il link nel frattempo. Parliamo un po', introduciamo un po' questa avventura. Sì. Allora, Nippon Safes Incorporated, un'avventura che è formalmente ambientata in Giappone. E dico formalmente perché il nome della città non è Tokyo, ma è Tokyo. E questo già ci dà, diciamo, il biglietto da visita per il tipo di umorismo che andremo a trovare in questa avventura, molto sempliciotto, però comunque efficace. E ci mette nei panni di tre protagonisti che sono Donna Fatale, Dino Fagiolo e Dognat. Ognuno dei tre ha delle caratteristiche molto proprie e ognuno dei tre avrà una propria avventura, quindi diciamo che abbiamo tre giochi in uno, tre avventure separate che andranno a contatto, va bene, in maniera scarsamente interattiva, comunque l'un l'altra, per un finale, diciamo, che invece prevede la presenza di tutti e tre i personaggi. Il che Si era anche già parte. parecchio coraggioso, diciamo, no? Per quello che il creare un'avventura. Chiaramente ci sono Assolutamente stati sì. esempi nobilissimi in passato, come per dire Maniac Mansion, con la combinazione dei personaggi. Però voglio dire, Sì, comunque anche da qui, secondo me, si vede l'ambizione più del direi team. The Day of the Tentacle, che però verrà dopo alla fine, perché verrà Che l'anno verrà dopo. dopo, Quindi che verrà dopo, sì. questo, diciamo, è precedente. Certo, The Day of the Tentacle grazie all'escamotage del cronobinetto e il fatto che fosse ambientato in tre epoche diverse, che ognuna andasse a Eh sì. influire sull'esito dell'altro, metteva, diciamo, 5 o 6 strati di classe in più Stiamo sulla parlando realizzazione. Ah, di. stiamo parlando proprio dei pinnacoli dell'avventura grafica, quindi Esatto. alziamo le mani. Questo comunque invece ci prova ed è costruito anche abbastanza bene, perché vedremo che portando avanti l'avventura di ognuno dei tre singoli personaggi, a un certo punto andremo ad interagire con gli altri due e l'evento che sarà incapsulato, no, in quel caso nell'avventura, poi andrà ad espandersi quando andremo ad affrontare le avventure successive. È una cosa che sembra più complicata a spiegarsi che a Che vedersi, ma affarsi sì, ma a viversi. quando poi ti accorgi dell'implementazione di questa cosa, quello che ne consegue, diciamo, è soddisfacente perché riesci ad avere una visione d'insieme della storia soltanto giocando tutte e tre le avventure.
che non è male. Comunque, dicevamo, si parte da una, da un evento iniziale che ci più o meno finisce col mettere nei guai i tre protagonisti. Donna Fatale, esatto, verrà incarcerata per una sorta di offesa al pubblico pudore. Dognat verrà beccato mentre sta facendo saltare in aria una cassaforte. E Dino Fagioli verrà accusato ingiustamente del furto di una automobile. Ok, tutti sì, e tre i personaggi in qualche modo usciranno da galera, e tutti e tre usciranno da galera grazie all'intervento di un certo Mr. Key. Da chi l'ha battuta? Mr. Key? È l'umorismo semplice dell'avventura, no? Questo Mr. Key che ad ognuno dei tre personaggi andrà ad affidare una missione che è fondamentalmente un furto, bene, di alcuni oggetti sacri che poi alla fine, andando avanti, si scopriranno che vanno a comporre, diciamo, sono singoli tasselli di un mosaico criminale molto più grande, molto più elevato delle capacità intellettive dei tre personaggi. Esatto, anche perché che cos'è Nippon Safes Inc.? È praticamente una marca. E certo, è la marca delle casse forti. La marca delle casse forti che questi nostri eroi dovranno andare cercare a violare. Se avete visto la presentazione, c'era anche una montagna con una cassaforte all'interno, praticamente ciclopica, anche di più che ciclopica. Anche di più. Esatto. Quello che poi andando avanti anche, diciamo, scopriremo è questa grandissima, diciamo, presa per i fondelli della cultura nipponica, molto, diciamo, alla buona, no? Presa, diciamo, non c'è nulla di razzista. Sì, sì, sì. Ma veramente un modo, diciamo, quasi infantile, no? Tipo c'è il venditore disonesto, c'è sì, subito, tra l'altro. Sì, c'è la geisha, c'è il tè, c'è qualunque tipo di stereotipo si cerchi, riguardo al Giappone, qua lo si trova nella maniera più becera possibile, ma in ogni caso sempre in maniera gradevolissima. Allora, fondamentalmente Donna Fatale, allora, sai, si può cominciare l'avventura come ti pare. E se non hai il manuale, con uno dei tre personaggi, sì. Se non hai il manuale sarà già complicato partire, perché devi comporre una specie di kanji ma molto maccheronico, va bene, per comporre la parola che poi indica il personaggio che vuoi andare a utilizzare, a controllare. Che quindi dovrebbe essere l'equivalente giapponese di sucker, perdente per quanto riguarda Dino Fagioli, sexy per quanto riguarda Donna Fatale e smart per quanto riguarda Dognat, che è il hacker. E in più, sempre perché conviene trovare una copia, diciamo, più liberta, più permissiva, liberata bene, ho una copia originale, uno scan del manuale, perché all'improvviso ti fermano dei passanti e ti chiedono: scusi, sa mica quanti abitanti ci sono a Tokyo? E là gli devi dare la risposta, sono tutti dal gioco che trovi. Quindi, diciamo, disclaimer iniziale per chi lo vuole affrontare. Anche in questo caso protezione creativa, perché magari il piratone andava a eliminare la parola iniziale, diciamo il kanji iniziale, sì, dopodiché durante l'avventura ti beccavano. Vabbè, parliamo un po' invece del gioco, dai. Allora, vai. C'è questa grafica cartunesca realizzata io lo dico subito, ho giocato la versione PC, ok, perché io ho dato un'occhiata a quella amica, poi ci confrontiamo. Tu lo sai che in quell'epoca ho già fatto il grande salto verso la piattaforma PC, quindi non ho coperto la versione Amiga. E ecco, c'è questa grafica cartunesca, questa trama, diciamo, molto leggera, e a me è un umorismo abbastanza diffuso per tutto il gioco, e una struttura d'adventure abbastanza solida, direi. Come si vede anche dalle immagini che scorrono, c'è cioè un inventario, un'interfaccia completamente trasparente, cioè non ci sono verbi, non c'è nulla di particolare, tutto avviene molto grafica, sì sì. Sì sì, molto snella, molto asciutta come interfaccia. Tutto avviene semplicemente cliccando sugli elementi interattivi, e il tasto destro attiva invece l'inventario pop-up che contiene nella sua prima riga le azioni. Ogni volta che si raccoglie un oggetto, questo oggetto viene aggiunto alla griglia di inventario. E l'inventario, gli oggetti sono anche combinabili fra di loro, forse questa è la parte un po' meno
naturale intuitiva, cioè. sì Ah, sì, sì perché è vero. se per combinare due oggetti devi cliccare col tasto destro in un punto vuoto dello schermo, anzi no scusami, devi cliccare col tasto destro sul personaggio in modo che cliccando col tasto destro di nuovo su un oggetto questo venga mantenuto nel puntatore e non venga Perfetto. cancellato, devi cliccare non sul personaggio per poi poterlo combinare con un altro. Se invece clicchi Era un altro lontano da... enigma, praticamente. Sì, cioè, però è scritto nel manuale, va Cioè. detto. Non è nascosto da nessuna parte come quello di Dylan Dog, questo c'è scritto chiaramente. Perfetto, Vabbè, meno male. però devo dire, è l'unica difficoltà apparente che si possa incontrare gestendo l'interfaccia del gioco. Per il resto, i problemi nascono invece dall'allocazione degli hotspot. Questa è una cosa di cui vale la pena parlare perché... Io non so, ti dico la verità, non magari potrebbe essere un problema legato all'emulazione, perché l'ho giocato con DOSBox, non sarebbe impossibile giocarlo in DOS nativo il 2015, quindi no, non so se questo No, ovviamente. dipenda dall'emulazione, però spesso gli hotspot si nascondono, cioè nel senso che a un certo punto nel filmato che ti ho mandato vedrai che nell'avventura di Donna Fatale io non ero capace più di uscire dal parco di Tokyo perché mi nascondeva il hotspot per uscirci, cioè c'era sotto al mouse ma mentre cliccavo spariva Sì, mi ricordo che ne avevamo anche parlato, ne e parlammo in di più questa ci sono un cosa. altro paio di casi che potrebbero addirittura risultare bloccanti per la persona che non abbia la pazienza oppure non abbia l'intuito, no? Sai, avendo giocato parecchie avventure Ah, strane, no? Tipo sapendo i pericoli delle brava, avventure anni brava, avendo 80 e 90. un'esperienza pregressa sulle avventure, sulle interfacce implementate un po', diciamo, in maniera fantasiosa, ti capita di poter perdere qualche oggetto, perché ci sono degli hotspot annidati, scusami se uso questo termine un po' troppo tecnico, no? Ma veramente No, è spesso, così. per esempio, quando entri nel vicolo, in questo momento, vedi che c'è Donna Fatale vicino a un cumulo di spazzatura. Sotto quel cumulo di È spazzatura, così. spoiler, devi trovare una bottiglia di profumo vuota, ok? Però se tu passi il mouse, c'è scritto solo che Non spazzatura. c'è niente. A un certo punto Donna dice, se esamini il cumulo di spazzatura, dice, oh, c'è una bottiglia di profumo. Ok, tu allora continui a passare il mouse lì su, ma la bottiglia di profumo non ti esce come oggetto sotto il puntatore. Fin quando Selezionabile. non selezioni il verbo osserva, va bene, e c'è un minuscolo punto in basso a destra nella spazzatura che risulta essere una bottiglia. Ma Chiedo scusa per la infatti tosse. una delle cose che ho notato quando ho giocato insomma la versione Amiga è che l'interfaccia si comporta in maniera molto particolare proprio perché praticamente quando tu selezioni un'azione possibile cambiano gli hotspot a video Assolutamente sì, anche nelle ma non battute sai quando. iniziali, quindi Però non sai quando, perché non tutti sono annidati. Non tutti sono annidati, alcuni oggetti quindi sono oggetti e basta. E altri invece sono oggetti annidati all'interno della descrizione di un altro oggetto. Che poi Perfetto. ti vengono mostrati solo se becchi il verbo giusto. E infatti molto spesso mi vedrai nel Esatto. filmato cercare il verbo giusto. Perché so che l'oggetto è lì, lo vedo graficamente. Dietro la tenda della casa di Dognot ci sta una radio. Tu devi smontare la radio per prendere un magnete, va bene? E io la radio la vedevo, però la radio non mi veniva data come hotspot. Ok, ma io la vedevo, era lì. Fin quando non ho Quindi è come se uno fatto... dovesse selezionare, come se dovessi esaminare diverse scene a seconda dell'azione, praticamente. Cioè, tu fai la Assolutamente, stessa ma vabbè... cosa, la stessa esplorazione per tot possibilità. Esatto, è esponenziale la cosa. Io ho cominciato È l'avventura esponenziale. selezionando Donna Fatale, vabbè, perché più o meno mi avevano detto degli amici che ci avevano giocato che la progressione più coerente con la storia dovrebbe essere Donna, Dino, Doug, ok? Anche perché nel Doug c'è il finale, quindi Doug deve essere forza il finale. Certo. Quindi ho cominciato con Donna e Donna comincia su questa autostrada. E a un certo punto, andando avanti nel gioco, hai bisogno di mostarda. Magari, questa non è spoiler free, va bene, ma io ve lo dico perché altrimenti non, Vabbè, oh. se ci volete giocare, non ci giocate più, se non sapete queste cose. Questa mostarda è in un chiosco abbandonato sull'autostrada. Non c'è scritto che c'è una mostarda. Addirittura. No, non c'è scritto, non c'è disegnato.
Va bene, e io ho cercato c'è un altro ristorante nel parco, io ero convinto che fosse lì dentro, l'ho cercata perché io non gioco senza le soluzioni fin quando il fegato non mi scoppia io la soluzione per non la prendo, Rambo, vabbè. Per fare Rambo io non la prendo per proprio poterne parlare con te con dovizia di particolari, che con la soluzione in mano poi diventa facile, vabbè. Ma io non la prendo la soluzione, un po' qualcosa me la ricordo dal passato perché non sono poi così vecchio, però la cerco di non usare, però sono più. Passati 24 anni appunto, no, quindi la mostarda si dice dove fosse non me la ricordo proprio, e invece era lì, e però dovevi osservare prima il chiosco e poi osservare una specifica area di 3 pixel del chiosco dove non c'è disegnato nulla per raccogliere la mostarda, e non ti dico è la fontana. Con Dino invece devi prendere la monetina che sta nella fontana, e stessa solfa. Se tu chiedi la descrizione, dice c'è qualcosa che brilla, e tu cerchi con il puntatore qualcosa che brilla, ma non lo troverai mai fin quando non fai raccogli come verbo, e non ti si aggancia sotto alla manina che con raccogli la monetina. Quindi lascio a voi le conclusioni, cioè, se vi piacciono le sfide, questa è certo, per i vostri certo. Anche perché l'avventura chiaramente di per questa sé. Qui. Io dico, l'avventura di per sé non è nemmeno, diciamo, qualcosa di breve. Cioè, non è un'avventura da un paio d'ore, è un'avventura da un paio d'ore a personaggio, se ti va bene. A personaggio. Se ti va bene, quindi è bella corposa, eh. Cioè, ci sono tante cose da fare e tanto tanto backtracking, sì, insomma. Le locazioni sono poche. Più che altro si passeggia sempre quasi nelle stesse locazioni, infatti. E poi in ognuna delle tre c'è da considerare che, scusami se ti interrompo, perché è una cosa importante, in ognuna delle tre, se io per esempio personalmente li odio, c'è il labirintone, c'è il parco pubblico di Tokyo, che è un labirintone implementato male perché è bidimensionale, ti fa perdere i punti di riferimento perché a un certo punto tu entri da sinistra e ti trovi il personaggio alla fine della strada a destra, e quindi io ho avuto grandissima difficoltà a fare una mappa, ci ho rinunciato e ho cominciato semplicemente a girare a caso, perché poi alla fine sono 15-20 schermate collegate come solamente Dio sa, va bene? E in queste 15-20 schermate ci stanno un ristorante, un gruppo di punk, una barra di ferro, una fontana e niente più, forse nient'altro, che devi andare a trovare per ognuno dei personaggi. Quindi ognuno dei personaggi deve andare a incastrare in questo labirinto sempre in uguale. Questo labirinto. Sempre uguale. Quindi perché chi odia i labirintoni non è semplice implementato bene, non è implementato, c'è il peccato originale del labirintore, sta persino in Monkey Island 1, e ti ricordi la foresta su Melee? Sì, però lì però là, dietro la minuta c'era la mappa, dietro la minuta c'era la indicazione. Vabbè, seppur nascosta sotto le zone di ballo, ma c'era, e poi anche andando a caso c'era. Sapevi che dopo i fiori gialli, esatto, sempre a destra trovavi quello che volevi. Vabbè, qua no, esatto. è implementata come solo Dio sa, a me, quindi secondo regole proprie. Vabbè, okay. Quindi io, no, ma poi, ho dato tutti gli elementi di valutazione se volerla affrontare, ma per il resto è carina, è divertente, è una bella avventura, gli enigmi sono tutt'altro che arbitrari, quindi ho avvisato tutti i tuoi follower se la vogliono giocare o meno. Tutti i follower lo sanno, cioè se vogliono giocare a Nippon Safe Sync, labirinti da fegato cotto, quindi esatto. E interfaccia da capire anche lei, però insomma diciamo che a parte il fatto che il backtracking purtroppo era inevitabile perché il gioco è su tre dischetti fondamentalmente, sì, è un mega e 9 la versione PC, quindi meno di 2 mega era? Un mega e 9 la versione mega, PC, quindi veramente pochissimo spazio, considerando che Monkey Island 1 era 4 dischetti su Amiga, Monkey Island 2 era addirittura 11 dischetti, quindi parliamo di 10 megabyte grosso modo di dati, quindi tanta roba. E però comunque a me di Nippon Safe Sync mi piace un sacco lo sforzo profuso da Dynabyte, perché c'è proprio questo sogno, secondo me, che si percepisce di poter fare il salto nell'industria europea proprio dalla porta principale, andando a sfidare proprio senza vergogna, Pudore. Non dico LucasArts, però comunque tanta produzione di avventure. Secondo me è almeno alla pari di tanti oscuri produttori di avventure grafiche dell'epoca. No, per eleganza, sì, non li vado a nominare, le conosci le mie preferenze, no? Se sai che non mi piace la scuola francese, no? E direi no, che no, questo è almeno al livello della scuola francese dell'epoca. Ma ti dico anche un'altra cosa,
Ah, guarda, guarda, Un guarda, gioco scusami se più o ti meno contro. interrompo, c'è il bagone qua, se entrate nel Il centro centro commerciale non commerciale. salite sulla scala mobile che non scendete più. Vabbè, quindi almeno nella mia versione, io non lo so se, ma lì io non so, io ho dovuto ricaricare il salvataggio, cioè mi sono arreso, quella scala mobile su cui è donna fatale in questo momento non può essere, è a senso È unico, non si può fatale, è scendere, è fatale, fatale. è la scala fatale di donna fatale, quindi non si scende più. E bisognerebbe provare su Amiga, qua non l'ho fatto. Ma anche perché non c'è niente lì, mi dicevi, no? A piano superiore da fare, quindi No, si può ci evitare. sono divertenti descrizioni. Descrizione. Descrizioni diverse. Magari No, si dicevo, salva, non è anche affare e riguardo alla... poi ricarichi. Esatto. Anche riguardo alla produzione non francese, voglio dire, diciamo, contemporanea, io mi ricordo un'avventura che forse era addirittura antecedente a questa, Curse of Enchantia, non so La se l'hai conosco, giocata, la che era conosco. completamente grafica, interessante, Certo. però poi dal punto di vista del divertimento, secondo me questa qui è fatta Ah, meglio, perché cioè qui c'è una quella storia, tendeva c'è un un... po' ai King's Quest, quella là, forse era È quell'ambientazione, un po' era un po' più sperimentale anche pesante, qua, diciamo, completamente ah, vabbè. senza testo. Comunque, Ah, questo è il bellissimo salvataggio, scusami, cioè, è bello, una eh? parola sul salvataggio di In Ponsafe text mode, su il PC. salvataggio in text mode. Mi è partita anche una finestra di DOSBox, chiedo Incredibile. scusa lì, ma è andata. No, Eccolo qui, il vabbè. parco, questo è il mitico parco che stanno E facendo, questo è il però parco. mi dà l'occasione di parlare di una bella scelta riguardo allo stile grafico, specie per me che sono napoletano, quindi questo effetto presepe, guardalo. Vedi che c'è, no, invece guarda, è Bellissimo. una scelta stilistica invece interessante, no? Perché ti fa questo effetto diorama, cioè che sembra... È Ci sono degli vero. elementi 3D che escono, diciamo, dal piano orizzontale, dal piano, diciamo, dallo sfondo, diciamo, e vengono contro. Esatto. Lo fanno spesso, qui è la parte in cui è più evidente, ma in ogni singola schermata ci stanno anche gli interni, in cui i mobili in primo piano, per esempio, sono oltre il frame nero dell'interfaccia. Carina. Anche nell'autostrada. Nell'autostrada è ancora Nell'autostrada. più evidente, forse perché c'è la strada spezzata Esatto, proprio e sì, loro che vai scenare per scenare. passeggiano Ecco qua, nel io mi sono mezzo. appena perso dentro al labirinto in questo momento, quindi È il mitico chissà che labirinto. cosa stavo cercando. E comunque ti dico, penso sia arrivato il momento di dirti quali sono addirittura due i giochi della Dynabyte di cui mi sono ricordato. Dimmi, dai. Il primo si chiama Tube Warriors ed era per Amiga Siaga, mi pare che Ma è un normale. E picchiaduro. c'era sta particola. È un picchiaduro Sì, orribile, me lo veramente ricordo, penso me lo davvero ricordo. il peggiore Hai prodotto. ragione, me lo ricordo. Che però aveva una feature interessante, sfruttando l'Amiga 1200, che praticamente quando andavi in profondità gli sprite diventavano in alta risoluzione sullo sfondo in basso. Quindi c'era Ah, questa come cosa un Fighting po' Spirit. particolare. E poi un altro gioco era un gioco sexy, si chiamava Late Night TV Show, Me lo ricordo con che la grafica ray praticamente... tracing che sembravano tutte Perfetto, bambole quello. gonfiabili, hai che prima o poi troverete su Industria Tricolore, quello lo farò versione ragione. No, PEGI io 18 e non tutto lo quanto il posso resto, fare, però cioè, i comunque bambini sia... in No, casa. Vedere la non lo farò pornografia io. anni Ma '90 e rimanere per sempre traumatizzati. YouTube mi mazzuolerà a dovere in quel Ma caso, là secondo mi sa che la me. cosa più scabrosa Comunque. era il com'era il conduttore che sembrava avere i capelli di Ken, il marito di Barbie. Eh sì, ma era tutto così, perché sarà stato 94 quello, Sì, quindi ma proprio ray tracing di mi hai primo fatto. pelo, poi insomma anche un po' Hai economico. aperto celle della mia memoria che erano chiuse ormai da anni. E infatti, si vede che anche la Dynabyte si sono dovuti abbassare un po' questo tipo di cose per Non mi monetizzare. meraviglio che alla storia siano Beh, passate solo le tre avventure grafiche principali. che hanno fatto, infatti, ma ricordiamolo in effetti che hanno poi fatto Big Red Adventure e Tequila Boom Boom Certo. nel 95 entrambi, Così pare. che erano Avevano poi, penso abbiano avuto anche più altri valori risonanza. produttivi sicuramente. Invece l'ultima, Tequila Boom Boom, Infatti. diciamo quasi in grafica cartoon, in alta risoluzione, se ricordo bene. In Forse alta risoluzione, solo PC? il che nel Solo 95 era PC. Ma guarda che anche The Big abbastanza... Red Adventure, la versione PC, non so quella Amiga, che quella l'ho giocata esclusivamente su PC, era in alta risoluzione, 640x480. Sì, appunto a quel tempo non era così scontato, Discworld mi pare che era del 95 ed era in bassa Il primo risoluzione, per sì, il dire il primo primo. Discord era in bassa risoluzione. Per fare un esempio, ecco l'autostrada, Sì, è dicevamo, passata un attimo, passato. in stile diorama.
Altro da aggiungere, no? Nulla di particolare, direi. Niente di particolare, sì. Sì, ti faccio la domanda decisiva sempre a questo punto. La consiglieresti a tizio X che oggi si interessa di avventure grafiche? Allora, io la consiglio come esperienza di gioco perché alla fine, una volta finita, è bella, è divertente e poi non è banale come risoluzione degli enigmi. Ci sono un paio che mi hanno fatto sudare e io ne ho giocate parecchio, come sai, di avventure grafiche. Per me è fatta bene. C'è poca arbitrarietà negli enigmi e io questo lo apprezzo sempre. Mi danno molto fastidio le avventure grafiche in cui, diciamo, devi fare cose che sono solo nella mente del programmatore. Esatto. Va bene, qua, cioè, le chiavi aprono le porte, per dire, no, non bisogna usare, usare delle scimmie per aprire una valvola. Vabbè, altra frecciatina a Monkey Island. Vabbè, quindi vabbè. Ci siamo. L'unica cosa... A Monkey Island perdoniamo tante cose. Tante cose, però, diciamo, quella aveva senso in inglese, cioè, che già te lo dissi, quella sì, aveva senso in inglese. Monkey Wrench. Comunque... quindi fatto il disclaimer, attenzione all'inventario, attenzione agli hotspot che potrebbero essere al labirinto e il labirintone, per il resto giocatevela tranquillamente e godetevela. Va bene, anche perché se volete giocare The Big anche Red Adventure mi fa venire in mente... anche questo, perché questo è il prequel di The Big Red Adventure. Esatto. E poi mi viene in mente una cosa, e tra l'altro è forse l'unico esempio di videogioco che propone un umorismo fondamentalmente italiano e comunque sia un approccio tricolore veramente al genere delle avventure grafiche e qualche cosa che poi noi abbiamo fatto tante volte guardando i cartoni animati, quello di osservare il Giappone da italiani metabolizzando alcune cose giapponesi alla nostra maniera, quindi è un modo un po' contorto ma comunque unico, anche per questo secondo me vale la pena giocarci, insomma. Sì, sì, molto carino proprio il Giappone che viene dipinto dai genovesi di Dinabyte, che non so se ci siano mai stati poi in Giappone o meno, bene, in cui ci sono sale di pachinko, scuole di tè, geishe che esatto. Camminano libere per strada così come se fosse la cosa più comune del mondo, è divertentissimo. Un'altra cosa ti volevo chiedere. Dimmi. Un'altra cosa, ma ti è piaciuta la colonna sonora? No, lasciamo perdere, la colonna sonora l'ho editata per eleganza, la grafica è bellissima, c'è da dire, è fatta bene, è fatta molto bene, interfaccia ci siamo quasi, la musica almeno la versione, infatti ti avevo chiesto di esplorare la versione PC è un loop di 2 minuti fatto con gli strumenti base MIDI che non loopa nemmeno, cioè è un loop che parte e finisce, non loopa nemmeno e poi è totalmente a caso, sì, parte e finisce quando dice lui, è la versione di Nabat dell'iMuse probabilmente, cioè, quindi quando sai che ti stai annoiando qua probabilmente ci vorrebbe della musica sempre uguale a caso, sempre esatto, a caso, poi non c'entra caso, niente con l'azione, musica così, a caso, tranne quella là, l'unica musica che parte con un certo criterio è quella della presentazione, per tutto il resto vabbè. Ci sono sì, poi la versione PC non ha nemmeno gli effetti sonori, è solo silenzio. Esatto. È bello che tu ti stai concentrando, all'improvviso ti parte nella cuffia al massimo questa musichetta, tin, 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 ti fa anche venire quasi un infarto, quindi infatti, mi sa che la versione mica c'ha gli effetti sonori però non c'ha musiche, quindi insomma quindi, forse però forse è meglio, è un po' tutto al contrario, forse è meglio, quindi... forse è molto quindi, meglio quindi, no, quindi direi che come facciamo di solito consigliamo la versione Amiga da giocare in questo caso. Sì. Anche perché è programmata bene, è veramente ben programmata rispetto poi a tante altre avventure. La versione PC, io ripeto, non so se sia colpa dell'emulazione, ma è grezza tecnicamente come implementata. Secondo me è una conversione diretta, ma fatta proprio senza nemmeno riguardare il codice dopo, perché c'ha dei rallentamenti che non hanno senso. Ma non lo sai, quando prendi un treno, quando prendi la metropolitana, la prendi di continuo la metropolitana. Se non ci fosse control F12 di DOSBox che aumenta i cicli, l'avventura durerebbe 6 ore solamente per andare avanti e indietro con la metropolitana, più il tempo dell'avventura. Che c'è uno scrolling di un frame al secondo quando prendi la metropolitana. Senza senso. Mamma mia. Va bene, va bene. Fabio, e che ti devo dire? Ancora grazie perché su queste cose tu sei molto più avanti di me e di tanti altri sicuramente. Ma che ci ascoltano e avranno tantissimo piacere nel seguire io anche questa. Io ho giocato e osservato questa avventura con un misto di divertimento, ma sai come? Proprio col sorriso sulle labbra per come l'avventura, per come è implementata e per...
per il piacere proprio, sai, da infantile che ti dà giocare una cosa del genere. Proprio stacchi la spina, giochi con una Sì. barzelletta sul Giappone che dura 6 ore e mezza. Quindi fatevi, se siete degli otaku, statene alla larga, si dice così, giusto? ma no, anzi, hai maggior E vabbè, allora, ragione. degli otaku con senso dell'umorismo, allora potete giocarci. Esatto, ecco, magari quello. Va bene, grazie a tutti per averci seguito fino a questo punto. Come al solito, se volete supportarmi, mi trovate su Patreon, insomma, solite cose che dico ogni video. Sta là, se E lo comunque, volete. se volete, soprattutto diffondete il video, fateci pubblicità, fatemi pubblicità. Fabio è sempre gentilissimo a lavorare a titolo completamente Ma gratuito figurati, io per gioco, l'archivio il del lavoro è signor un'altra cosa. Santilio. Lo so, lo so. Va bene, Fabio, quando vuoi sei il più che benvenuto su questo canale. Sicuramente. A Ciao presto. ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti.